No, vabbè, ma Elijah è un comico brillante. Cioè, sta facendo divertire tutti. Il suo pubblico privato, ragazzi. Kiss for you. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di The Sims 4 e ritorniamo finalmente da Klaus e Bea, anche se l'attesa è stata poca, ma scommetto che eravate proprio in ansia di sapere, insomma, cosa nascerà, chi nascerà, eccetera, e di rivedere questa coppietta troppo troppo carina. Allora, mancano 5 ore per completare il terzo trimestre. La pancia ormai si nota, guardate che bella! Si nota, sono le 2:30 del mattino e Bea è stanca morta, sta per andare a letto. Ma guardate, ogni scusa è buona per dare la buonanotte anche al piccolino. Oh mio Dio, ragazzi! Cioè, ma guardate! Oh mio Dio, Bea, ma che hai fatto a queste dita? Vabbè, guardate la faccia della felicità. No, mi fanno troppo emozionare questi due. Oh, Klaus, tu sei impaziente, vero? Sì. Oh, che bello. E in questo momento lei gli dice al marito: "Oh, ma come sei gentile! A parte il massaggio, grazie, amore mio. Ma sono le 3 di mattino e c'è una cosa che devi fare per me. Cosa, amore? Tutto ciò che vuoi. Andresti fuori a raccogliermi delle fragoline? Che ho tanta voglia." Va bene, amore. Io vado a letto perché sono stanca. Guardate lei, stanca morta. E quindi corri a dormire perché è molto comoda questa cosa che ho scoperto che qui fuori, proprio fuori casa nostra, ci sono i cespugli di fragole. Eccoli qua. Vieni Klaus, vieni a fare il tuo dovere da marito e neo papino. Vediamo se ne troviamo tanti, insomma. Ho girato tutto il perimetro della zona, purtroppo c'è solo quel cespuglio di fragole, perché poi il resto sono cipolle, queste sono patate e poi fiori. Bocca di leone, campanule e gigli, quindi di fragoline c'è solo quel cespuglio. Guardate, anche lui stanco, distrutto. Dai, questo lo fai per la tua cara mogliettina. Altre fragole non ce ne sono. Bocca di leone, portale anche dei fiorellini, dai. Le porti delle bocche di leone, eccoli qua, i gigli. Perché il resto non c'è più niente. Intendo di fragole. Quante ne hai raccolte? 10, va bene, possono veramente andare bene. E poi te ne vai a casa. Nel frattempo, con Nicolò, ho una missione anche per lui. Tanto è notte, fai una doccia veloce. Lui si è ricaricato ed è in un orario perfetto per andare a pesca. Questo perché lui in teoria oggi andrebbe al lavoro. Però non lo seguo, guardate poi che bello obiettivo che abbiamo da fare, ragazzi, far nascere un bambino. Io non penso che quando andrò in ospedale con Beatrice e Klaus, lui sarà in sala parto, perché ce l'ho nella mia unità familiare. Però la prossima volta che giochiamo, seguiremo ancora Nicolò in ospedale, perché comunque mi ci diverto troppo con Nicolò in ospedale. E adesso lo faccio andare un attimo dalla sorella a rubare qualche pianta perché mi servono le esche. Klaus sta tornando a casa e come con Gabriele Morosini, la cosa che voglio fare era ritornare nei ritrovi speciali, quindi sia la miniera sia finisci di cereali, sia la miniera sia la radula silvestre, che lui comunque da adolescente, se vi ricordate, l'aveva sbloccato grazie a Summer, la mamma, per quanto riguarda il giardinaggio, e Filippo, il papà, per quanto riguarda la manualità. Quindi comunque, se non mi sbaglio, dovrei trovare queste zone aperte, che poi tanto lui è giorno libero,
E lei tra 5 ore, no, aspettate, lei si prende il giorno libero, poverina. Prenditi un giorno di vacanza, devi anche andare in bagno. E adesso lui ti dà i fiori, amore, ti ho colto anche dei fiorellini per te. Vabbè, tanto poi se li rivenderà, ragazzi, è solo un gesto carino. E le fragole, amore mio. Grazie, si è messo a letto perché è distrutto. Allora, mangiati già 2 fragoline. Mangia. Mangia e vai in bagno. Così adesso me ne vado con Nicolò. Visita, non c'è nessuno, meglio così. Perché tanto noi dobbiamo andare a rubacchiare le piante. Ok, sono arrivate anche le bollette. Vieni qui, Nicolò, corri. Perfetto, il raccolto c'è. Allora, sicuro ci servono cipolle, pomodori. Mi ricordo, insomma, le varie esche da utilizzare. Poi spinaci, la salvia, ma sì, raga, no, che fai evolvere? Possono sempre risultare utili. Il basilico, sì, e il prezzemolo. Sì, ragazzi, la porta è aperta, possiamo raggiungere la radura silvestre. Nicolò, da quanto tempo che non arrivavi qua? Perfetto, corri qui Nicolò, sono fatte già le 7. Allora, usiamo l'esca spinaci e vediamo un po' cosa raccogli. Che bello, sono contentissima che durante la puntata dei Morosini, quando Gabriele e Sara erano venuti qui, a tutti quanti è venuto in mente quando Nicolò ha proposto le nozze a Morgan proprio qui, quindi bellissimi ricordi ci legano a questo posto e sono stata felice, felicissima che insomma ve lo siete ricordato, Nicolò? Magari qui alla vecchiaia potremmo rinnovare la promessa di matrimonio tra lui e Morgan, che ne dite? Comunque, ovviamente io sto giocando una puntata dopo l'altra. Quindi quelle due che avete visto mercoledì, ecco, io poi sto subito giocando con questa proprio per non perdermi il parto, anche se voi nel mentre avete visto la puntata di Glede e Diego, eccetera. Quindi i commenti non li sto leggendo in diretta perché è ancora martedì, insomma, per farvi capire. Oddio, che hai preso? No, nessun pesce nuovo. Dai, Nicolò, ti prego. E vi volevo dire che non so, quindi nei commenti se mi avete detto se siete d'accordo sul fatto di, come dire, manipolare le gravidanze. Quindi quando mi servono femmine o maschi. Però ragazzi, se lo faccio è una questione proprio di organizzazione tra tutte queste unità familiari, perché come vedete ne ho talmente tante e spesso anche fare il giro tra una e un'altra. Bravissimo! Bravissimo, bravissimo. Tra una e un'altra ci vuole tempo. Infatti, spesso mi scrivete: quando è che andiamo da quelli? Quando è che andiamo da quegli altri? Perché già ne sono tanti. Poi, se io non mi organizzo in questo modo, le unità familiari aumenteranno sempre di più. E visto che a me piace, come vedete, piace giocare bene con tutti, portarli avanti e fare veramente le cose per bene, cerco di darmi un limite o comunque cerco di rimanere. Ecco, in questo numero non voglio allargarmi più di tanto. E questa quarta generazione, e in questa quarta generazione siamo anche fortunati, come vi ho detto, perché questi figli che nasceranno tra di loro saranno cugini di secondo grado. Quindi per il gioco non sono parenti, per noi ovviamente sì, però per il gioco no. E quindi noi possiamo farli accoppiare tra di loro, però non vi dico le coppie che ho in mente. No, non partecipo oggi. Non vi dico le coppie che ho in mente perché, dai, devono ancora nascere, ecco perché piano piano verranno in mente anche a me. Io ho soltanto fatto una bozza, per esempio. E chissà, magari riuscirò a restringere le unità familiari un domani a 5, massimo 6, che ecco, riesco a gestirle bene, ragazzi. In questa generazione ci siamo veramente allargati tantissimo, tantissimo. Proviamo con la cipolla.
Cristiano è andato a lavoro e mi lavora sempre sodo. Mentre tu, comicità, vai. Morgan, sì, tra un'oretta va al lavoro e loro si devono proprio riposare, che stavano stanchi morti, quindi li lasciamo dormire. Allora, ultima esca e poi basta, lo sta anche chiamando il capo, ma non fa niente. Proviamo con il basilico. E per oggi purtroppo mi ha preso soltanto uno. Questa collezione è proprio lenta e difficile da fare comunque, però mi piace. È rilassante portare Sim a pesca. E ha preso anche una preda straordinaria. Quale? Questo pesce qui è raro ed è anche eccellente. Però mi ha pescato tanti, tanti. Ah, il salmone. Pessimo, pessimo. Pessimo, ma tutto pessimo il salmone, cioè questo non si può mangiare. Pesce arcobaleno per Nicolò, però l'avevamo già preso, quindi non fa parte della lista. E sinceramente mi ha continuato a prendere sempre solo trote, pesce arcobaleno, il pesce palla, no niente, basta. Vattene al lavoro e torniamo a casa da Bea e Klaus. Ragazzi, Nicolò è andato al lavoro, però io ho paura perché lei adesso mi esce partorisci fra e sinceramente adesso che abbiamo un medico, no, voglio sapere di che sesso è questo bambino. Allora, mangiati altre e due fragoline. Si stava rilassando qui un po' in giardino a giocare a scacchi. Ah, che poi? Non so se avete notato all'inizio, mi sono dimenticata. Allora, Bea come pigiamino ha il verde, no? Lo conoscete il suo pigiamino, no? Che è questo qui di vita da genitori con le ciabatte con i coniglietti. A questo punto ho messo lo stesso pantalone anche a Klaus, solo che lui la canotta bianca, giusto per differenziarlo, e le ciabatte verdi. Quindi diciamo che anche in questa piccola famigliola volevo i pigiami uguali, però sul verde. Quindi ragazzi, questo batuffolino che nascerà. Oddio, che bel bacino! Questo batuffolino che nascerà poi avrà i pigiamini verdi, come la famiglia di Camilla e Mattias. Non sta andando in palestra perché ecco, ha paura di lasciarla sola e si sta allenando qui in giardino al basket. E aspettiamo un attimo che torni da lavoro, Nicolò. Sì, davvero, voglio che torni. E lei sta lavorando sodo. Il nostro Elijah, che è rimasto a casa. Allora, per lavoro ha fatto tutto. E che vuoi fare con Cristiano? Amoreggiare, oddio. Allora, i numeri comici me li ha scritti, però chissà perché sono sempre scadenti. Sempre, sempre tanto. Allora, vabbè. Lui deve arrivare al ramo intrattenitore, tra 3 ore va al lavoro, deve essere giocoso. E allora è arrivato. Scrivi, no, numero comico, crea un numero comico sempre breve e poi ti fai un pisolino, un disco pisolino prima di andare al lavoro. È tornata anche Morgan. Ragazzi, amico sbagliato, l'ho fatto arrivare io prima. Ah no, lei torna alle 2. Ok, bacino tra questi due perché sì. Ciao amore, bentornato. Sei tornato prima da lavoro, che bello. Eh sì, perché tua figlia in pratica è agli sgoccioli. Veniamo qui e vediamo un po'. Vieni qua, Bea. Vediamo un po' questa ragazza, che punto è. Oddio, sono tutti in ansia, guardateli come si guardano. Vai papà, senti un po', vedi che cos'è? E qui ci vuole proprio una fotina. Una fotina. E poi lui, giustamente, dov'è? Determiniamo il sesso del bambino. Oh, nonno Nicolò! Dai papà, fai la magia e vedi, io nel frattempo ho mangiato le fragole. Ok, vediamo un po'. Cos'è? Cos'è? La vedo felice.
Ragazzi, ho fatto proprio un book fotografico. È una femminuccia! Nicolò raggiunge la certezza e annuncia con gioia che sarà una femmina. E no, Klaus qui ci vuole un bacione romantico, baciatela, mentre Nicolò fa il nonnino e paga le bollette della famiglia. Nicolò, ti devi occupare ancora di questa famiglia. Amore, sono contentissimo. Guardate anche Morgan quanto è felice. Abbracciati la tua bambina. Guardateli. Abbraccia. È una notizia bellissima. E io direi, sono le 4 del pomeriggio, che Bea magari raduna le sue amiche e... Ma Nicolò! Raduna le sue amiche, che sarebbe l'addio al celibato. Andiamocene a fare una merenda, tè e qualche dolcettino, e diamo la grande notizia. Facciamo che al momento, come dire, Klaus magari rimane qui in casa ad allenarsi e Morgan la accompagna, giusto per accettarsi che arrivi tranquilla, e poi la lascia lì con le sue amiche e la va a riprendere, perché stiamo andando a Windenburg in un nuovo lotto, anche se non è nuovo, è il lotto Maxis, ma adesso ve lo mostro. Comunque guardate quanto è bella, perché in pratica ha il pancione, ma le gambe magre, cioè le gambe magre. E Poppy passa per casa. È bellissima. Ok, andiamo. Come vi dicevo, a Windenburg ho posizionato un lotto della Maxis che è uscito con l'espansione Usciamo Insieme. Quindi ce l'avete tutti e si trova, ve lo mostro perché forse alcuni non fanno caso a questa cosa, basta andare nella vostra biblioteca dove c'è la dicitura Maxis, trovate comunque i vari lotti usciti anche con le varie espansioni. E io adesso vi sto portando nel caffè Villetta di Mimsy, come vedete è nella cartella Maxis. Eccola qui, io ho portato delle leggerissime modifiche. L'originale, eccolo qua, in questo modo. Ma, oddio, adesso è un po' che non ci vado, però veramente delle leggerissime modifiche. Della struttura non ho cambiato minimamente niente, e anche sul luogo di lavoro, perché era una caffetteria ed è rimasta una caffetteria. L'ho posizionata qui perché... a parte che è vicino alla tenuta Foninfesta, e se voi sapete Mimsy vive proprio qui con il suo marito, sono entrambi fantasmi, che adesso non mi ricordo il nome, Edgar e Demondo, boh, non me lo ricordo. Comunque sta all'aperto, quindi proprio immersa sui prati, e mi piace proprio questo luogo per questo lotto. Eccoci arrivati, giustamente Morgan l'ha accompagnata anche perché ha un desiderio, un capriccio da soddisfare, ovvero registrarsi presso un ritrovo attuale, in questo caso questo. Per registrarsi presso i ritrovi basta andare sul telefono ed usciva la dicitura qui registrati presso Caffè Villetta di Mimsy. Giustamente lei adesso che mi ha preso la promozione gli è cambiata questa dicitura e adesso è annuncia l'apparizione presso il ritrovo. Nel frattempo lei, poverina, va in bagno e poi riesci fuori. Ed ha guadagnato 90.000 follower. Ha annunciato la propria apparizione. Poi, altre cose carine sbloccate sempre grazie a questo lavoro, a parte rispondere alla posta, andare qui sulla casetta, e adesso lei può negoziare una gratifica. Personalità di internet. Vediamo un po', per chi non l'aveva ancora provato. È felice! Abbiamo ricevuto 624 simoleon. Hanno apprezzato ciò che Morgan aveva da dire. Morgan ha ottenuto una gratifica monetaria e ha fatto un passo avanti verso la promozione. Wow ragazzi, sta per andare a livello 8! E quindi mercoledì! Ottimo! Allora Bea, puoi invitare il raduno, le tue amiche qui, così Morgan le saluta un attimo e ritorna a casa dal marito, visto che è tornato prima da lavoro, se ne sta con Nicolò. Abbraccia intanto tua figlia.
Qui c'è Giada, vediamo se lei le conosce. Presentazione allegra. C'è anche Nina che ti cerca, però no. Bravissimo. Comunque Cristiano e Lacia quando vanno al lavoro fanno sempre lavoro a sodo. È una cosa incredibile. Ok, presentati allegramente. E tu saluta le tue amiche. Ovviamente. Basta non vedersi per qualche giorno e succede questo. Rallegriamo, e questa è tua cugina, quindi non si perde l'amicizia. Rallegriamo, adesso entriamo. Ciao mamma. L'hai conosciute? Sì, ok. E vai a casa, ci rivediamo dopo. Allora, vi mostro la caffetteria. Come vedete, all'esterno ho semplicemente cambiato i tavolini. Questi mi piacevano di più perché sono in ferro battuto e ho messo gli ombrelloni di color turchese, molto molto più carini. Ho aggiunto anche questo cartello. E poi fuori, vabbè, sì, la musica, ho aggiunto le casse della musica e basta, ragazzi, veramente basta. Entriamo dentro, sono rimasti i banconi, quindi del caffè, vabbè, io aggiungo sempre soltanto delle decorazioni e anche un microonde e una caffettiera, in modo che così, se non voglio ordinarlo qua, posso comunque farmelo da me. Anche all'interno, a parte i quadri, questi quadri delle tende, ho messo questi tavolini sempre in ferro battuto e queste sedie un po' più elegantine, proprio da caffetteria, molto più carine lì, elegante. E sui tavoli i tulipani con queste candele, tutti di colori diversi. E poi qui c'è la zona divanetti, che ho lasciato questa, l'estintore, anche qui la musica. E ragazzi, io qui ho messo il ritratto dedicato proprio a lei, a Lady Mimsy, visto che comunque è una caffetteria con il suo nome, ho messo lei. E vabbè, le riviste, e poi questa porta è il bagno, se non mi sbaglio. Qui ci sono dei quadri. Ed ecco qui il bagno, molto semplice, con i mobiletti, asciugamani, il sapone, qui c'è il water nascosto dal muro e un mobiletto. Basta, è veramente un lotto molto semplice, però molto carino, e per venirci le donne è veramente bello. Allora ragazze, entriamo, e vabbè, io posso ordinare soltanto per lei. Comunque prendiamoci un cappuccino, dai. Un cappuccino. E come cibo, sempre sul posto, lei ha voglia di un pan e un cioccolato. Oh, che carine Maya e Cristina. Ma che mi state dicendo? Giada, se siete da qua, però io voglio andarmi a sedere sui divanetti. Voglio anche accendere il caminetto che fa atmosfera. Ecco qui, finalmente completo. Pane e cioccolato. E il cappuccino, prendi anche questo, Bea, e andiamoci a sedere qui vicino al caminetto acceso. Venite ragazze, che devo darvi grandi grandi notizie. Dove hai messo la tazza del cappuccino? Vabbè, l'importante è che mangia, dai. Non c'è nemmeno l'inventario. Comunque, Maya, iniziamo a condividere. Dov'è? Condividiamo le notizie. Vabbè, invitiamo a sentire il neonato, perché mi sa che quando il pancione è così grande è come se la notizia l'abbiamo già condivisa. Quindi guardate qui che pancione che ho, ragazze. Oh, mal di schiena. La prossima toccherà a Maya. Immaginate anche lei con il panciotto. Lei si è strafogata il suo pane e cioccolato, insomma. Lei sta seguendo Giada in bagno. Eccole. E Maya e Cristina oggi hanno veramente tanto da chiacchierare. Ma che si stanno dicendo? Guardate le ragazze. Ecco, bravi, usciamo fuori perché siamo strette. Oh, che bello! Avrò un altro cuginettino. Sì, e anche Maya. Che dolcezza queste scene. Vabbè, riaccomodiamoci un attimo qui. Praticamente il divanetto non va bene. Si sono messe sedute a chiacchierare qui intorno la penisola. Vabbè, comunque ragazze, la notizia è stata data. Sono tutte quanti felici.
Stiamo chiacchierando. Complimenti. Ah, Cristina, a proposito, altri sim, chiediamo, però mi sa che lei non lo conosce, Nicolò. No, Nicolò Morosini non lo conosciamo, però chiediamo cosa ne pensa di Anastasia Coppola. Ho saputo che Jacopo forse ha un flirt per Ana. Eh sì. Vabbè, lei adesso fa finta di non sapere niente, appunto, della serie, come vi ho detto, non so cosa stanno combinando, però ultimamente escono spesso insieme ed Elijah finalmente può fare il comico per professione, quindi non è più confuso. La vita dei comici professionisti non è sempre divertente, quindi esercitati nelle imitazioni e prepara le tue migliori barzellette tropicali. I premi includono la capacità di provare materiali davanti agli amici. Ottimo. Allora direi, ha guadagnato un pop art, voglio diventare una stella contro Londra, imitazione, interazione, prova materiale. Ok, lei è in bagno e adesso ce l'andiamo a casa, così magari Elijah potrà dimostrarci un numero comico. Ciao ragazze, è stato veramente un piacere, alla prossima. Stanno un attimo mangiando, un po', insomma, chi aveva fame, Cristiano non ha fame, però vuole parlare. Rallegralo e fagli i complimenti per la carriera, perché ha preso la promozione. E spettegola sulle relazioni tue al lavoro e poi giustamente poi gli dai un bel bacio, dai. No, no, Bea, no, ferma. Già sei andata. Lo voleva fare Klaus per te. Oddio, dove l'hai messo? Ok, lo fa mammina per te. Tu stai qui. Anzi, adesso andiamo. Amori! Riponiamo il cibo, andiamo sopra, vediamo un po' Klaus come se la cava con i numeri comici, anche perché dobbiamo aspettare che lei mi partorisca. Vedo prima il premio che mi ha sbloccato ed è questo quadro. Pop art, voglio diventare una stella come Londra. E dove glielo metto? No, appoggiamocelo qui, dai. E mentre Cristiano l'altra volta mi aveva vinto con la carriera, con le promozioni, questo grafico a torta. Sì, lo so, sei stanchissima. Guardate le reazioni! Ah, lui già stava guardando, da seduto. Il suo primo pubblico, ragazzi. Anche Cristiano è rimasto seduto. Bravo! Li vedo tutti contenti. Fai ridere, Elijah. La TV mi piace troppo. Guardate come ridono! Ah, finì! Ragazzi, ma abbiamo guadagnato 101 simoleon. Cioè, guadagniamo? Esegui dei numeri comici. Vai, facciamone un altro. Adesso facciamo ricostruzioni di guerre fantasy. Cosa è uscito ai telespettatori di Letto Breve? L'esibizione era un po' buffa, anche Morgan ha ridacchiato alcune volte. Quindi ragazzi è piaciuto, anche se risultano scadenti. Soleticare l'osso buffone è stato piuttosto divertente, perfino tu hai riso sonoramente. Lui è uguale a Morgan, l'esibizione era un po' buffa. Che bello! Oro comico, l'esibizione è semplicemente brillante, sei impaziente di creare nuovi numeri. Ragazzi, ma che bello! Guardatelo, guardatelo. Guardiamo la faccia di Elijah. Quanto sei bellino!
che se la ridono! Che bello! Bravo, Laja! Poi la prossima volta ti porto in un locale! Bea sta scappando. No, vabbè, ma Elijah è un comico brillante. Cioè, sta facendo divertire tutti. Il suo pubblico privato, ragazzi. Bravissimo Elijah. Davvero, veramente bravo. Ok, li porto a dormire. Bea è scappata perché comunque stava, cioè, sta malissimo, sì. È già corsa giù, andata in bagno, vabbè. Li invito a dormire e penso che tra poco mi partorirà e quindi ci vediamo all'ospedale. Ragazzi, stavo facendo fare un po' di joking a Nicolò, il nonno, perché è talmente tanto in ansia per questo parto. Ma chi è che ci cerca? Perché poi lui, ah sì, anche giorno libero. Insomma, in ansia per il parto, quindi si stava rischiarando le idee facendo joking. E adesso mi è uscita la notifica del travaglio e Klaus è andato anche in panico. Ma come fai fichi fichi? Pensi solo una cosa. Pausa pranzo. Oddio, sta succedendo il panico. Cristiano ha circa mezz'ora di tempo libero in pausa pranzo. Come devi trascorrerla? Sì, lui in palestra. Quello va in palestra perché lo costringe Klaus, però no, lui leggerà blog che offrono consigli sulla carriera. Vediamo. Cristiano cerca in rete dei validi consigli per la carriera e trova alcuni articoli interessanti, ma è giù di corda per non essersi goduto un po' di tempo libero. E vabbè Cristiano, dai, tu sei stacanovista, è così. Comunque, sta iniziando il travaglio e dobbiamo correre immediatamente in ospedale. Eccoci, lei è pronta? Sta andando già. Guardate Klaus. Segui tua moglie, muoviti. Vediamo un po' chi c'è. No, ma dai, ma c'è questa che non si veste mai, con il camice. Corri qui Klaus, corri. Vieni qui e assisti tua moglie, sta lì vicino. Piccoli. Questo deve andare pure al lavoro tra un'ora. Guardatelo come è eccitato. A te, rimettete dentro quel cuore. Perché non è venuto Nicolò? Perché? Klaus, non avere questa faccetta. Andrà tutto bene, andrà. Non ti preoccupare. Non è vero, non è vero. Io li adoro i papà in panico preparto. Li adoro, guardate. Com'è in attesa. Ragazzi, penso sia nato. Sì, è una femminuccia. Allora, come avevo detto, una ragazza su Instagram, mesi, veramente mesi fa, mi aveva consigliato un nome proprio se sarebbe uscita una femminuccia. La ragazza in questione si chiama Sofi Molinari e il nome che mi ha consigliato, che poi è un nome che mi piace tantissimo, è Sofia. Ragazzi, diamo il benvenuto alla quarta generazione. Ok, una sola. Grazie a Dio. È nata Sofia. Ciao, piccolina. Klaus, avvicinati alla culletta. Vieni a vederla. Oh, come sei bella vestita così. Oh, ciao, piccolina. Oh, che amore. Qua ci vuole una foto, ragazzi. E adesso si torna a casa. Ed ecco i nonnini che si stanno già spupazzando la piccola Sofia. E Klaus è corso al lavoro. E anche lui mi fa lavoro assurdo da solo. Bravissimo, guardate. Oh, che carini. Poi anche il nonnino lo deve cullare e accarezzare. Lo deve coccolare. Lei sta bene, che quando si partorisce, guardate, si rigenerano tutti i bisogni. Ed è una cosa bellissima. Vieni qua. Ci pensa nonnino a darti il biberon.
e accoccolarti. Comunque, per quanto riguarda lo spazio in questa casa, allora, vi stavate preoccupando che in questa casa in effetti non c'è lo spazio, però vi avevo anche detto tempo fa, appena misi Elijah Cristiano qui, che comunque stavo aspettando l'espansione cani e gatti per vedere le nuove case che ci saranno nel nuovo quartiere, perché sicuro quel quartiere mi piacerà tantissimo. Quindi non è detto che loro quattro, anzi adesso loro cinque, si trasferiranno nel nuovo scenario, però volevo appunto aspettare per vederlo. Nel frattempo potrei sacrificare questo bagno e creare la camerettina per Sofia. Tanto comunque adesso è neonata, quindi abbiamo un po' di tempo, eccetera. E niente, quindi questo vi volevo dire, quindi non preoccupatevi dello spazio, perché comunque una soluzione si trova sempre. Io adesso lascio così questo quadretto familiare con la nuova nata, Sofia Holiday, i nonnini e la mamma. Spero che il video vi sia piaciuto, ci vedremo nei prossimi. Tanti mi piace e commentini. Ciao! Guardate! Esce il pannolino perché lui come nonno ha superato il livello 6 di genitorialità, quindi può anche aiutarci a prenderci cura del neonato. Che bello avere i nonnini in casa. Vabbè, qua lo metto a caso perché ragazzi vi stavo salutando. Perfetto, aumento di rendimento. E guardate, ragazzi, alla prossima. Ciao!